Ultra Premium Zardar. Ciao a tutti, siamo Eteroig. Qualcosa non va? Già. Abbiamo un Umbreon. È un Umbreon selvatico. Ma io sono Frank95Ita, ragazzi. Frank95Ita oggi farà il video con noi e spacchetterà insieme a noi. Spacchetteremo la famosissima Ultra Premium di Charizard. Esattamente. Da quanto? Al valore di... Ma così tanto? Questa bomba di effetti. Questa... Siamo curiosi di vedere come troveremo le nostre promozionali all'interno. Qualcuno dice che si trovano addirittura in tedesco. Sì? Te cosa ne pensi se vengono fuori in tedesco? Ah, se vengono fuori in tedesco? Esco, guarda. Ne passiamo. Guarda. Partiamo. Guarda, io la salvata. Gliela dai così. Sì, sì, come faccio con le come faccio con le carte di solito, no? Bello, bello. Però devi rompere un case di una carta gradata che non voglio gradata. Spacchi col martello. Posso dire una cosa? Io però un Gulak lo voglio. Glurak. Glurak, scusate, non sono madrelingua. Glurak non ci piace. Glurak. Lo preferiamo in italiano. Sì, in tedesco si chiama Glurak. Glurak. Sì, sì, io so che il tedesco. Grandissimo, adesso allora il video ce lo fa in tedesco. Abbiamo deciso così. Spreche si Deutschland. Ce l'ha. Frank, l'onore a te di aprire la leggendaria. Io so le forbici d'oro proprio. Abbiamo le forbici d'oro per una collezione d'oro. Sì, infatti. D'oro. Si spera. Allora. Beh, un po' di d'oro c'è. Oddio, già le promozionali che hanno praticamente il prezzo della collezione chiusa è tanta roba. È già qualcosa di importante. Allora, le ho viste vendere su Card Market, stiamo parlando di comunque delle promozionali da quasi 40-45 euro l'una, in buone condizioni, che poi ormai con l'Ultra Premium che gira non l'ho vista ancora in buone condizioni. Ok, questa ci dà un po' di fiducia sta cosa, insomma. Sì, sì, no, ma anche perché ricordiamo che le tre promozionali, grazie a Pokémon Company, sono insieme, attaccate una all'altra, non separate. Sì, non c'è neanche la possibilità di tirarle fuori e poterle vedere una ad una singolarmente. Esatto. Già. Però... Allora, io mi ricordo che si apriva da sta parte qua. Sì, esatto, vediamo. Contrario. C'ha un'apertura così. Voilà. Da dire la box è già premium. Aspetta che la giriamo, la facciamo vedere. Guarda che bel Charizard, V-Max. Anche lì è bello. L'hardware è tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Ma ci interessa più niente l'hardware. Ah, quindi... perché te volevi anche aprirla dentro? Io pensavo che ti bastasse così. Allora il video è finito? No, non è vero. Allora, partiamo con il primo oggetto. Il primo oggetto, ragazzi, è il tappetino. Playmat. Ah, questo stiamo parlando di un tappetino da 15 euro, 20 euro, già so i prezzi più o meno. Già abbiamo dei prezzi stabiliti. Facciamo così, iniziamo a declinare dal prezzo dei 180, quindi meno 20, sono 160 che siamo in perdita per ora. Ok. Adesso non so se lo volete aprire, lo apriamo, sì, lo facciamo vedere. Fallo vedere, sì. Questo lo vedrete anche nei nostri prossimi video perché ci piace da impazzire a me, caro. E lo tutteremo spesso. Guarda, Franco, mi ha preso. Ah, veramente stupenda questa carta, molto bella, molto bella. Le battute del cazzo così no. Molto bella, molto bella. Queste escono così. La qualità. Per tenervi compagnia, cari telespettatori. Qualità tattile ci sta. Ottimo. Allora io rotolo. Se vuoi puoi passare a me, guarda, intanto rotolo io. Vogliamo scrivere nei commenti quanto è bello il cappellino di Frank? Quanto è bello sto cappellino? Ti lo amo sto cappellino. Sai che non riesco a farlo, lo voglio comprare uguale. Guarda, non lo trovo più. Io c'ho alla fiera, alla fiera lo trovi. Adesso che andremo al Milano Games Week, se non ci siamo già stati. Esatto, no, non ci saremo. Lo prenderò anch'io. Guardate qua sotto se è Gengar, Umbreon o Pikachu. O Snorlax. Snorlax. Però da quello che so io, Phoenix mangia parecchio, lo vedrei più come Snorlax. Grazie. Però maiale. No. Un po' too much, Un po' too much. No, ma c'è una storia dietro a questo. Comunque. Comunque andiamo avanti. Allora, qua troviamo i pacchetti. Sono tutte in italiano, almeno le almeno quelle. Allora, vedo tre colpi fusioni, un'evoluzione, un regno glaciale. Vediamo un po'. Oddio, fiamme oscure. Fare correre ribelle, guarda, potevano anche evitarsela. Ma anche stile di lotta. Qua abbiamo la moneta molto carina di Charizard. Questa vale 50 euro, giusto? Ah, un secondo, un po'. Aspetta un po'. Vediamo. Mi zoom sulla moneta, signori. Molto bella. Sì, bella. È tutto in metallo o è tutto in metallo? Senti qua, un peso. Peso? Sono 2 euro praticamente. 3 euro di San Marino. Bella, questa ultra. È vero, anche i 5 hanno. Esatto. Ok, questa la possiamo mettere qui. Poi abbiamo Viastro. Ormai è spawnato dappertutto. Anche qui ok. Qua abbiamo Dadidoro.
Dadi d'oro, Bruna Collezione d'oro, ovviamente. Penso 18. Forbici d'oro, dadi d'oro, 18. Moneta d'oro. Cioè, qua, oh, abbiamo anche i segnalini d'anno in d'oro. Segnalini d'anno d'oro. Posso Madonna. Dire che se li tiri addosso qualcuno lo ammazza. Pesano veramente una ma tonnellata. Un sacco pesano. E qui le abbiamo sleeve. L'oggetto più ambito, le sleeves. Le sleeve. Comunque parliamo di 5-10 euro di sleeves comunque. Che comunque. Siamo già a 150 euro. Sì, certo. Le sleeve le segnalini d'anno di quella roba lì quanto vale? Segnalini, po' più o meno parliamo di 1,50 euro a livello di materiale. Quindi 145 euro. Dai, sono sotto di 145 euro. Va bene, va allora, bene. Qui abbiamo le promozionali che facciamo vedere dopo. Mettiamo un attimo qua. Fanno male al cuore. Dai, già posso vedere una roba già. No, no, non ci dir così, che qua. Ok. Poi abbiamo altre bustine. Altre bustine, abbiamo due di origine perduta. Buono, bello. Tre di lucentezza siderale. Ci sta. Qualche altar. E tre di astri lucenti. È un Charizard, non ce lo toglie nessuno. Esatto. Ed eccoci qui, le promozionali. Facciamo, guardiamo. No, io le terrei chiuse così. Passiamo alle bustine. No, dai, apriamo. No, no, le apriamo. Le apriamo. Possiamo vedere all'interno le tre carte finali, forse. Che nonostante i dadi d'oro, le monete d'oro, i segnastato, le bustine, il vero, la vera chicca, questa è... Già. Tanto si sa che si compra per questo. Io sto già preparando tre sleeve morbide, tre top loader sì, e via. Sì. Oh, addirittura top loader abbiamo. Attenzione. Abbiamo i top loader comunque. Molto professionali. Va bene. Vabbè, io a livello di accessoristica proprio c'ho anche il codice sconto e tutto. Ci okay. Ma perché non ci crediamo? Sappiamo che il codice sconto. Sì. Codice sconto Frank. Frank 5. Frank 5 per avere il vostro 5% di sconto sul canale. 5% su The Poke Hunter Store. Se lo faccio qui adesso l'abbonamento me lo fai direttamente. Sì. Allora. Anche perché io ragazzi sbusto tutti i giorni, sbusto in live sul canale Viola. Seguitelo sul canale Viola, Frank95it. Allora, io cercherei di prendere una alla volta, okay. Senza neanche troppo... I raga, non lo voglio neanche in mano, più che altro queste carte qua. Raga, già ritardo qui. Solito la scettesco in... Bella. Madonna, raga. È una questo è il capolavoro della Madonna. Allora, le carte sono fantastiche, non si può dire niente. No, su questo non si può dire niente. Stiamo parlando di tre carte che sono sensazionali. Essendo che stiamo parlando di carte di un certo valore, sì, cioè, ma... potevano mettere in una bustina esatto, singola almeno, a testa. Perché... Anche perché se io uno decide... sono una persona che le mette subito nel top loader, cioè neanche 2 secondi. Ma fai benissimo. Perché se uno decidesse poi eventualmente... In italiano che... Sì, tutte italiane. Sì. È già una vittoria per noi. E... Anche perché se uno decidesse poi alla fine... Cioè, bella fine, voler tenere seticati nel suo pacchetto non può. Perché o le vedi tutte e tre o ne vedi solo una e le lasci nel pacchetto di plastica, ma non ha senso comprare una box bella del genere questa. Per questo molto bella ragazzi questo è veramente molto bella ragazzi te la dico. Oh, neanche un punto bianco, cioè comunque top oddio no, oddio non lo vedo. Oh no, una speccatura, raga. Guarda qua, c'è una speccatura. No, c'è la speccatura, no. Ecco, questo, purtroppo... Va a incidere molto. È brutta. Mamma mia. Sulla gradazione, sì. Brutto. È ovvio, se le tenete da collezione così, che non vi interessa della gradazione, le carte possono avere il loro valore. Sono bellissime lo stesso. Sono bellissime lo stesso. Però se siete persone, ragazzi, comunque cercate la gradazione, in questo caso qui, perdete punti. No. Sì, esatto, qua si perde molto punto con la sbeccatura così, perché così dopo diventa danneggiata. Da un 10 questo. Aspetta. Inizia a perdere parecchi. Ma passiamo alla promozionale più bella, secondo me. Perché questa racconta una storia oltre che essere una carta. No, partiamo che è tagliata male, però vabbè, questo. No, dai. Frank ci sta distruggendo le carte. Ah, io non... È molto selettivo sulle carte. Cioè, qua la vedo subito che qui è tagliata male, infatti vedete sì. Subito da qua. Sì, veramente. Ok. Un centering non è neanche malvagio più che altro. Leggermente tende a sinistra un po' di più. Sì, esatto. Ma proprio poco. E,
ci sono qualche puntino bianco qui nei lati, ma non è ma nulla di così sgravato. Più che altro dipende come la valuteranno di gradazione. Però se parliamo di grad, parliamo di un grad 9. Se parliamo di Beckett, possiamo dire un 8.5, quasi 9. Ok, va bene, è fattibile. Di solito si becca anche di peggio. Sì, esatto. Parliamo di PSA? PSA non si può parlare perché è grado solo inglese, inglese e giapponese. Solo inglese grado? Inglese e giapponese, italiano non lo sgrada, solo il set base. Questa è una cosa che vedi, non so. Hai visto? Frank scuola. No, scuola Frank. Scuola Frank. Scuola Frank. Piccolo... Allora, il codice? Il codice lo regaliamo. Codice lo regaliamo delle tre carte. Regaliamo tutti i codici. Oh, vi sta regalando il codice dell'Ultra Premium, eh? Questo il codice dell'Ultra Premium, ragazzi, codicino. Soldi, soldi. Oserei dire un bel like per il codice regalato. Iscrivetevi al canale. Qui sotto. Iscrivetevi. Campanellina e seguite il nostro caro Frank qui. Allora. Sarebbe interessante vedere. Allora, ti dico, la bilancia non mi funziona oggi. No, ma adesso. Adesso anche noi a casa abbiamo provato a pesare qualcosa, non funziona non anche la nostra oggi. Siamo prima di bilanze oggi. Abbiamo comprato un botto di evoluzioni etere, ma... Allora, io direi che Justine bene o male le ho messe a posto, bene o male. Io so già con cosa aprire all'inizio. Partiremo subito con Fragole Ribelle. Sai che non me l'aspettavo? Ah, Fragole Ribelle. Fragole Ribelle. Sì, Fragole Ribelle. Perché la carta più costosa dentro è una fragola. Fragole, poi c'è anche quella con le ciliegie. Quindi ragazzi, sbustiamo, signori, sbustiamo. Frank, facci sognare, mi raccomando. Vai Frank, io so che un po' di sculo ci vorrebbe. Puoi farci trovare qualcosa di importante anche in Fragore Ribelle. Hai Phoenix. Io ho il motto Fortuna Phoenix, che si sa colpisce sempre. Fortuna è incredibile. Phoenix. Allora, sì. Ho sempre regalo. Codicino. Regalo. Io ho avuto... Ieri ho già sculato. Sì, vedere cosa ha trovato il nostro Frank. Con pochi pacchetti ho trovato questa, È pazzesco. È incredibile. Quante bustine hai preso? Allora, otto bustine e ha trovato la subito questa. Oh, stavo impazzendo, pensavo fosse Lugia. Ho detto, boh, è Lugia questa. Ho detto, no, non è quella. Ho detto, ricordiamo che Lugia non è una carta importante, non vale assolutamente molto. E... Va bene, andiamo. Andiamo pure avanti. Andiamo avanti. Allora, cos'è a Bali? Ma questa è l'espansione più bella di Fragore Ribelle? È la più bella. Ah, è un pool incredibile. La carta più rara, qual era quella del Fragore Ribelle? È Toxtricity. Ma qua non c'è niente, raga. Tanto già vedo già. Ma sì, un Garbodor. Garbodor. Tanta roba, 200 euro? Magari. Magari. Più o meno, aggiungendo qualche zero davanti, però. 0,00. No, io lo voglio aggiungere dietro. Abbiamo anche un bedone personalizzato qui sotto per super. Già, abbiamo già il video in sotto. Almeno. Ci teniamo alla raccolta. Esatto. Allora, andiamo avanti. Fiamme oscure. Qui abbiamo il Charizard VMAX. Sì. Dai, Charizard richiama Charizard. Tirati fuori un altro Charizard. Questa legge l'avevo messa anch'io, ma non funziona mai. Funziona mai? È l'acqua che richiama Charizard. Con Fortuna Frank non funziona. Con Fortuna Phoenix non funziona. Ma con Fortuna Frank magari. Ma vediamo, dai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, visto. Che lavori. Okay. Vediamo un po', signori. Oh, Rale, quello del McDonald's. Mancava te? Sì, mancava. Abbiamo trovati 5. Madonna. Solar Rock, Stini, vecchio PC, energia fuoco. Questo fuoco. Richiama. Rocky D. Allora abbiamo... Questo è il nostro Charizard. Guarda che funzionava la mia legge allora, perché l'acqua chiamava il fuoco, mentre il fuoco ha chiamato l'acciaio che è supercato. Già. Ce l'abbiamo. Allora, stili di lotta. Stili di lotta che è il set che a me piace. Allora, qua possiamo trovare Urshifuru Alternative, Medicham Alternative. Dai. Oh, come in questa bustina. C'è qualcosa. Già io ho visto su. C'è qualcosa. Ale. Vero? Frank. Rimanete connessi. Codicino, solo per voi. Regalazioni. Grande Frank. 1, 2, 3, 4, 2. Vai, già sentito. Del vibranio, ragazzi. Del taglio di sotto. Dai. Allora, Glemiao, Tepig, Imbur, Pawniard, Indidi, Urna del Vigore, Nite. Perché sono in ansia, però energia buio. Perché mi ha messo l'hype di qualcosa. Murkrow. Ce l'abbiamo? Oh. Ecco che tu. Tu.
È quello il verso di Cricket. Anche il suono, sai? Sì, sì. Incredibile. Oh, davvero? Sì, 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 questo è quello del gioco, quando ti arrivavo. Mamma mia. Mamma mia, pazzesco. Hai sbloccato dei ricordi così di quando ero piccolino. Giocavo. Mettiamo qua, la mettiamo. È l'Umbron che c'hai nella testa, che forse ti dà ancora più. Ragazzi, passiamo un'altra espansione che io adoro qua. Regno glaciale. Qua c'è il Moltres. Sì, qui c'è il Moltres via Alternative, che è una delle mie artwork pazzesche, più belle che mi chiamo. È vero, perché c'è il coso, cioè, aspetta. Ho visto. Ci sono rimasto male. Ho visto un Cleffa che. Aspetta, aspetta, c'è la roba del community day. Cleffa non lo vogliamo in questo momento. Ah, vabbè, ma ci stava, era anche carino lì. È comparso così a caso. No, perché c'è il coso del community game che comunque rimane comunque nella. Bello, raga, votate tutti qua sotto Cleffa. Che tra parentesi è un po' di Pokémon. Commentate uno dei vostri Pokémon preferiti. Cleffa mi piace come Pokémon. Uno dei baby Pokémon fiori magnifici. Il mio, guarda, si vede qua su, qual è? È lì. Andiamo, è lì. Lucario. Lucario. Rosso. Lì. Rosso. Quello lì che è più figo. Come Gyarados. Esatto. Continuate a seguire i nostri video. Anche qui. Qui. E uno qui. Dappertutto, più o meno. Sopra la testa di Frank. Ok. Sono una calma. Sì, è veramente. Ah, ma quando trovo le carte proprio. Bellissimo. Sono stracalmo. È vero, ma anche quando trovi qualcosa di raro. Sì, ci sto zitto di solito. Non è che dico. Io smetto. Cioè, guarda, bella, eh? Nuova questa, sì, sì, vintage, eh? Ma adesso il caro Frank ci trova qui. Ah, Regno glaciale. Si trova un'altra schialtà. Guarda, mi piacerebbe. Galata. Sì. Tania, Trabut. Okay. L'abbiamo? Vabbè, un oro. Dai, no, 50 centesimi. 50 centesimi di Cresselia Ola. Che comunque, togliendoli da quel 145 euro che stiamo perdendo, siamo a 144,50. Phoenix. Devo fare un corso di matematica, Frank. A Frank. A Phoenix. A Phoenix. Devo fare un corso di matematica. Esatto. Frank, lo vuoi fare? Allora, siamo nelle tue mani. Io andrei di sintonia. Di sintonia di colpo fusione. Scusa, lì davanti di colpo fusione. Comunque, qualche alta art bella c'è. Infatti, qua iniziamo già ad andare con qualcosina che ci può essere di potente. C'è Espeon VMAX. No, Espeon VMAX è in evoluzione etere. C'è Mew Alternative, Gengar Alternative. Anche Mew VMAX Alternative. Sì, esatto. Qui c'è, qui cominciamo con pacchetti. Già più sostanziosi. Sostanziosi, carte abbastanza importanti. Anche perché Celebi ce l'ha il carto. Alternative Art è anzi, veramente un altro. Bello, ringrazio H per questa cosa, perché mi ha regalato. Io ancora non ha regalato. È un giocare di Varanca. H, se vuoi regalarmi il Starizard base, io. Codicino. Regaliamo. Un po'. 4. Non sento niente. Sarà che forse non ho più il tatto di una volta. No, però. Sì, ma adesso abbiamo Alternative Art. Dai. Ma qua bisogna crederci, perché se non ci si crede, qui le carte non escono. Allora ci dobbiamo gasare un po', dai. Bello Walter Bone. A me piace, più che altro. Di Comiglia. Claydol. Che sembra un super. Tu non so se lo sai, ma Comiglia, quello lì che ha disegnato la carta, quella lì più bella di Lost Abyss. Di Latina. Fender, Comiglia. Lost Abyss, tantissimo. Lo so, così non. Lost Abyss in inglese, ma origine perduta in italiano, e non so come si dice. Lost Abyss. Sì, in giapponese Lost Abyss. Ah, per l'altro è Lost Abyss. I titoli in inglese. Sì, esatto. Tra l'altro Battle Rage, Incandescente Arcana. Esatto. E andiamo di nuovo di Colpo Fusione. Colpo Fusione. Andiamo le nostre menti per trovare un bel Mew o qualcosa. Ti farà un colpo adesso? Adesso diamo tutta la nostra aura a Frank, che si troverà tipo Goku presente, no? Esatto. Qualcosa. Guarda, me la sento buona. Adesso che mi avete dato l'energia, qualcosa sento. Vai, sente. Frank. Vai, Frank. Codice 1, 2, 3, 4. Ecco la partita, Cosa? Questa gratta. Non lo possiamo sapere, non possiamo sapere. Ok. Sappiamo benissimo che il colpione è un concetto. Noi speriamo nelle mani fatate di Frank. Allora, adesso mi avete dato la vostra energia. Qualcosa deve uscire per forza. Sì, perché sennò. L'energia te l'abbiamo data. Obbligo. Adesso, voi, allora, iscritti di Toroid, datemi tutta la vostra energia. Se ci credete realmente, qui adesso diventerà una carta, diventa qualcosa, cioè ci sarà sicuramente il pull, una leggendaria, ma sicuro, cioè io credo in me stesso, credo. Scrivete nei commenti cosa pensate che ci sia. Qui hai dato anche un po' di Naruto. Esatto. Allora siamo alla reverse. Sì, Glacier reverse, okay. E un po' se ci hanno creduto abbastanza i nostri iscritti. Inteleon, va bene però vedi, ci hanno creduto. L'energia che ti abbiamo dato ha funzionato. Sì, però vedi, siamo a metà dello spacchettamento, già è andato bene. Due V ancora di più a darti più energia. Ragazzi, con più energia forse troviamo Serena via Alterna, Serena Alternative, come le trovo io nelle mie live. Allora
Va bene, sembra giusto. Quindi volendo, cioè, te la do tutta anche io. Io ti dico, l'ho trovata già anche ieri. Ieri ho trovato, no, se ne alterna. Tipo, oh, che poi non è quella che vale di più del set. Sì, non ce la faccio più, guarda. Ne trovate 8-9, ne trovate. Sì. Porca vacca. Beh, nel senso, se te ne avanza una. Oh, bisogna che chiedo al bot di farmi vincere qualcosina. Ti prego, facci vincere. Il bot è quello più fortunato, perché io qua... Dai, adesso che abbiamo trovato una V, adesso vogliamo puntare a di più adesso. Una V Max. Di più, dai. Una V Max, un alternative. Allora, codicino, solo per voi. 1, 2, 3, 4, magari. Bisogna crederci ancora di più. È la speranza quella, bisogna crederci. Io qua credo nel Rayquaza, così almeno a sto punto. Che Umbreon V Max lo buttiamo via? No. No, direi proprio non butto via niente, no. Ragazzi. Io. Al tarto. Già. Buttarle via un po'. Ok, Velox, vediamo un po'. Velox e Absol. Vabbè, bell'arto, anche ragazzi. È anche un bel poco. Sì, infatti. Però non è bastata l'energia. Ah, importante voi tanto. Allora, direi lucentezza siderale. Ma non è che mi ispira più tanto qui come qui vogliamo un qualche alternative art. Allora, il codice è di un buon colore. Oh, ah, è vero che qui già c'erano i codici. È vero, qui già c'è quindi... le Trainer Gallery. Esatto, quindi già. Almeno una holo è garantita. Non ho sentito, così almeno. Ok, rimaniamo col dubbio. Quindi stiamo con la suspense. Ma ti diamo energia in questo. Allora, se me dai tanta, forse ti trovo qualcosa. Te ne do tanta anch'io. Sì, vai. Allora, vai, così. Ok, iscritti, voi ci credete? Io ci credo. Credeteci, E se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Andiamo un po'. Sudoudo, combi. Mi saltiamo dalle cose. Oggi, oggi sono facile. Quanto ogni tipo di pacchetto. È vero. Di carta. Petra. Legnao. Brilluccica qualcosa là dietro, Da Inflation V. Inflation V. Bello. Oh, però visto. Ti diamo l'energia. Arto, funziona. Che ci impegniamo veramente tutte e due. Qui funziona, Ma ci vuole un po', L'arto è comunque pazzesco di Typhlosion. Comunque abbiamo ancora tanti pacchetti da aprire e abbiamo già trovato 3 V. Io ho visto ETB molto più deludenti. Mamma mia, alla grande. Alcune alla grande. Sono che non trovano niente. Ma vogliamo ricordare chi ha preso questa qui? Chi è che l'ha presa? Ah, la Sonia. Sono tutto retto. Te? La dovevi far scegliere la Sonia. Stora avevamo già 3 alternative art qui. La Sonia è l'amorosa del cardo che porta una fortuna pazzesca. Qualsiasi poi, cosa scegli, poi scegliere. Ancora meglio, siete venuti qui a sbustarla, ancora più fortuna. Esatto, siamo qui da Frank 95 a sbustarla. Frank trova alternative art come il pane quotidiano. Sì, sì, ormai tutti gli spacchettamenti che fa, ormai è quotidianità trovare qualcosa ormai. Ormai c'è anche, forse anche troppo abituato. Noi non siamo così abituati. No, io ormai non mi esalto più, cioè adesso... Sì, te non ti esalti, però se te ci dovessi trovare qualcosa oggi qui, noi probabilmente un po' di casino lo facciamo. Ti chiediamo scusa l'anticipo nel caso. Va bene. Allora andiamo avanti, signori. Mi credi, Frank, che te che trovi alternative art come il pane quotidiano, io non ne ho ancora trovata una. Ma non c'hai il potere, eh? Ce l'hai il potere di lui? No, c'è il Santino. San Pio Martire. Cioè, ragazzi, questa è la carta di San Pio Martire. Allora voglio una copia di questa. Ma ne fai una stampa, che così almeno me la tengo a casa. Vogliamo una copia per i Toroig, così ogni volta che sbustiamo troviamo un altart. Allora, vediamo un po'. Qua. Pezzino bianco. Però... Trainer Gallery può essere. Beh, il Pikachu di rosso non sarebbe male. Ma rotte? Pikachu di rosso è qui? Non mi ricordo se era qua. No, era l'ultimo. Di rosso è lo story. Lost Origin. Lo Spark. Origine perduta. Origine perduta, esatto. Non facile da dire. Parliamo in italiano. Che poi in inglese si chiama Lost Origin. Lost Origin. E quindi in giapponese Lost Abyss. Allora, niente, ho fatto che... E qui sotto Felix. Commentate con energia foglia. Energia foglia. Sì. Un palmettone. Okay. Per gli amici, palmetto. Swinub e Regice. Vabbè, non è... va bene. Cioè, non è facile avere tutta sta fortuna. Carica ci vuole, però è normale che... Non possiamo sfruttarla troppo. Esatto. No. Sì, magari, ma... Se i bustini di evoluzioni etero di origine perduta. Evoluzioni etero, aspetta a te a metterne. Se dici bustino, non sai di cosa? Di fragore di belle. Bello, se le mettevano l'ultrapremio, la prendevano, le spese piene di quella roba, devono buttarla via. Allora, codicino bianco, io mi sento fortunato. C'è la sopra, la carica ce l'abbiamo. Oh, però il segnalino viastro, ma sappiamo ovviamente, almeno che non è un errore. Sino viastro, già. Con quello che ultimamente succede, tipo quello che abbiamo aperto l'altra volta, io e Carlo con le fine a torto.
grazie mille. Gentilissimo. Salve. Ciao, mia mamma. Okay. Nemmeno nel... L'abbiamo chiamata prima, sì. Perché per il cartello fuori. Ah, fate conto che è strafamosa su TikTok. Vero? Sì, ha 395.000 visualizzazioni di un video dove dice quanto pago le mie bustine Pokémon, che è tipo 1000 euro al giorno, tipo spendo. Ok, abbiamo scoperto che la mamma di Frank è più famosa di Taroig. Vediamo un po', signori. Ok, Frank se lo sentito. No, ma qui c'è una trainer galle. Raga, me lo fai nel galle. No. Pasquin di Zui e Arcanine. Mamma mia, signori. Va bene, dai. Comunque ricordiamo che da adesso in poi si inizia ad andare sul pesante, bustine veramente serie. Frank, cosa pensi che sia da giocare? Già abbiamo capito. Ah, adesso io qui l'energia gliela voglio dare tutta. Allora, Astri Lucenti mi ha regalato tante emozioni, anche nel video di H mi ha regalato emozioni. Abbiamo trovato i due Charizard. Hyper e Alternative Art. Quindi visto. Un po' di sculo ci vuole. È un po' per capire che c'è stato. Giusto un pochino. Anche qui parliamo di guarda già. Oh! Attenzione, perché qui è importante la cosa, eh. Codicino. Via. Faccio O per tutte le carte. Non potete immaginare quando si vedono queste cose il nostro cuore che effetto fa. Cioè, veramente. Per me è normale. Pazzesco. Sì, c'è una disinvoltura delle cose che fa. Guarda, Alternative. No, sì, sì. A posto, abbiamo allora siamo a posto. Alternative. C'è la mia, la sua, lui è. Tutto. Cioè, c'è qualcosa. La sento bella, guarda, me la sento buona, me la sento. Sì. Ok, ragazzi. O è full art, no, o è qualcosa. È Alternative. Guarda, Alternative. Comunque, ragazzi, non si vede, ma sto andando. Io no. Dai. Tanto c'è il ventilatore. Ok. Infatti, ogni tanto ti vedo delle tovaglie che ti volano via i capelli. Dico, che cavolo è quello? Raga, il creatore serve, eh? Nonostante siamo in novembre, qua. Guarda che bello là. Raga, frilla un botto. Allora, vediamo un po'. Oh, no, ma è una. No, è una trainer gallery. È una trainer gallery, vero? No. Sì, perché sì. È un allenatore. Il barista, va bene. Qualcosina abbiamo trovato. Ci sta, dai. È dietro. Oh, beh, ragazzi. Va bene. Oh, God Pack. God Pack. Complimenti Frank per il grande Pack. Pazzesco. Oh, bello Frank. Grazie. Stiamo recuperando l'UPC, incredibile. Potrebbe essere l'UPC con più pool che ci sia stato in questo momento. Su YouTube Italia. Incredibile. Solo sui Toroing. Bello. Barista di TikTok. Il caffè, barista, gentilmente. Vedete, è venuta mia mamma prima a chiedere il caffè. È venuta mia mamma prima a chiedere il caffè. Posto, eccolo. Barista fa il caffè. Ci venga a chiedere un Charizard, per favore. Allora, lascia messa abbastanza bene. Abbiamo recuperato parecchio qui. E ancora mancano 5 bustine. E comunque ci lamentiamo. Posto, adesso vendiamo le bustine, siamo a posto. Posto, ciao. Posto, ragazzi. Video. No, finiamo le bustine. Allora, le bustine, le teniamo fino alla fine. Allora, Astri Lucenti. Again, eh. Che già ci ha regalato emozioni. Speriamo continuiamo. Oh, un altro codicino nero, magari? Crederci. No, è bianco. Però, comunque. Oh, bianco col puntino rosso. È vero. Ma qualcosa, rosso o è un terrorista? No, penso che sia scammato. Cioè, com'è possibile che ci sia un puntino rosso? Scusate. È uno scam. Va bene, controlliamo cosa succede in questa. Cioè, è strano, cioè nel senso. Scusate, faccio vedere ai dottori perché è loro. Incredibile. Ok. Andiamo. Riolu. Questo già. Abbiamo Spiriton Purloin. Chissà se magari era segnato. Magari c'è la Trainer Gallery. L'hanno segnato apposta. C'è caso. L'ha segnato apposta con la Trainer Gallery. No, magari. Buttare dentro la Trainer Gallery. Amici di Galar, questo full art sarebbe bello. Questo full art. Ah, Mewtwo. È Mewtwo. Era segnato, però c'è Mewtwo, vedi? Mewtwo del Triple Trade. È carino. Ah, è bellino, come artwork è anche. Sì, mi piace uno. Sì, bello. Allora, ultimo di Astri Lucenti. Ok. Io Arceus, dacci una mano tu. Ce l'abbiamo. Io dei Pokémon, salvaci. Sì. Dai, un bel codice nero, così almeno.
Andiamo nelle campagne. Ah, un codice bianco. Codice bianco, vabbè. Dai, bene. Direttamente dalle campagne del Forlì, vediamo un po'. Ah, green. Codicino per voi. 1, 2, 3, 4. Era bianco il codice. Potremmo trovare comunque una trainer gallery. Vediamoci che prima abbiamo fatto il gold pack, ce n'era, adesso avremo anche una trainer gallery. Sì, esatto. No? Sì, poi sì, è sì. Il nostro gold pack da quando abbiamo canale. Hai visto? Non è male, no? In uno tra l'altro che avevamo trovato una Viastro e una gallery. Esatto, pazzesco. Puzzolente sto pacchetto. Però adesso arriviamo alla roba più cicciosa. Qui deve uscire per forza una delle come carte che abbiamo. Ci lascia evoluzione etere per ultimo. Beh sì, perché evoluzione etere è, ce n'è solo uno, è l'ultimo. E poi comunque c'è un box intero lì. Ah, dopo, apriamo, dopo apriamo il box di evoluzione un po' etere. Un po' too much forse. Un po' too much. Allora, poi non si sa cosa c'è lì dentro. Può essere che c'è anche la roba buona. Non si sa. È un box intero. Ah sì. No. Ok, niente. Allora, apriamo la prima bustina e vediamo già il codice che è nero. Non l'ho visto mai nero, ve lo garantisco. E invece garantito nero e invece bianco. E vabbò, posso sbagliare anch'io? Vediamo un po', signori. Allora, abbiamo il codice che è per il regalo per voi. Ok. E vabbè, oltre l'interazione alternativa. Che adesso ovviamente però... Pikachu di rosso. L'ho chiamato prima, lo voglio. Pikachu di rosso. Bravo. Rosso. Tra l'altro un Pikachu di Max non sarebbe male. Di rosso. Esatto. Se no anche una Black Gold. Guarda, a me va bene qualsiasi trainer gallery, basta che me la danno. Sì, 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 sì. Comparte le trainer gallery. Hai visto? Guardicente! Ho detto che volevo qualcosa, hai visto che è uscito? Qualcosina è uscito con codice bianco. Codice bianco e in quell'altro quindi... troviamo codice nero, ve lo garantisco di nuovo. Ma io ho detto, io volevo qualcosa, hai visto che è uscito? Cardevoir lucente. Lì, questo prende il posto della trainer gallery poi alla fine lucente. 2-3 euro, mi buttali via. No. Fanno peso, eh. Comunque, guarda. Alla fine, non dico che siamo rientrati della spesa totale, ma quasi. Adesso con gli ultimi due pacchetti rientriamo. Rientriamo di brutto. Te lo dico io. Perché Umbreon V-Max di là e Giratina Alternative Art di qua. E ci guadagniamo anche parecchio. Ok, ci sono. Stavi ancora pensando a... No, no, ma ho infuso la mia energia perché qua bisogna darla ogni allora tanto. Allora noi infondiamo la nostra... codice bianco, codice mamma bianco. Mia, ragazzi. Va bene, dai. L'evoluzione etere non c'era la questione del codice, no, vero? No, no, ancora non era stata creata. Perché non c'erano trainer gallery. Ok, allora, codicino. Però ricordiamo che anche un codice bianco qualcosa può regalare. Sì, abbiamo appena visto che abbiamo trovato un lucente comunque la trainer gallery è sempre lì alla portata. Che ancora non ne abbiamo trovata tra l'altro, e tra l'altro Frank ha detto, ha trovato uno, il barista. Ah beh, il barista è vero, è vero. E tra l'altro Frank ha detto che l'avevi chiamato. Sì, me la sentivo, dai. Quindi, wow. Sta per arrivare, eh? Lui? Sta per arrivare, eh? La è prossima? Qui, è lui? No. Ma non è lei. Ma non è lei. Ah, ok. Porygon 2. E Stone Zorner. Bene, siamo arrivati alla bustina più ambita. Sì, quella più amata di tutti. Dove abbiamo creato più hype, diciamo. Evoluzione Terra. Evoluzione Terra. Questa pesa più di 20 grammi. Ah, va di peso. Può pesare. Lo sappiamo bene noi. È un po'. Ma... Qui la presenza paura, perché tanto ormai... Tanto qui, fino a che non arrivi la carta giusta, non puoi capire. Vediamo un po', signori. Energia acqua. Quanto è bello. Metti in evidenza l'altro, mi metteva in evidenza, non so perché. Vediamo qualcosa, si vede. Vediamo, sento puzza che non c'è niente. No, c'è. Però Altaria che a me piace da impazzire come carta, quindi va bene. Vabbè, facciamo vedere cosa abbiamo trovato. Va bene. Allora qua. Partiamo dalla meno rara. Allora, Cresselia Holo. Poi non ho slivato, voi volete slivarlo, non so. Non è un problema. Cricket un V. Typhlosion V, Inteleon V, Aggron V, Gardevoir lucente, Shiny e abbiamo il barista. Trainer Gallery di full art, tra l'altro. Trainer Gallery full art. La bomba di oggi. Esatto. Che è la bombona di oggi. Vabbè. Per niente, che, comunque, ricordiamo che comunque c'è per premium. Io ho visto che hanno pullato solo una V full art, proprio massimo. Qualcuno ha sculato anche una gold. Riferimenti però, puramente casuali. Lasciamo perdere sta cosa. E diciamo che non è andata male comunque. No, non è andata male. Per niente, dai. Non ci possiamo lamentare. Abbiamo già
già. PC abbastanza buone in confronto a quelle, anche perché le promozionali sono ottenute abbastanza bene, a parte una con la speccatura. Sì, esatto. Quindi l'abbiamo trovate tutte in italiano, e questo è un gran miracolo. Importantissimo. Ma detto ciò, chiudiamo il video. Esatto. Ok, allora, grazie per averci seguito. Ricordatevi di seguire anche il nostro amico Frank95Ita su YouTube e il canale Viola anche. Esatto. E ci vediamo nel prossimo video, ma prima attivate la campanellina, lasciate un bel like, commentate qua sotto, iscrivetevi al nostro e al suo canale e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.